con i primi classificati dell'High School Game, a fase di qualificazione. Come ci chiamiamo, ragazzi? Naomi, Sara, Francesca. Come vi è sembrato questo High School Game? Siete la quarta A chimica carta, giusto? Come vi è sembrato? È stato divertente. Divertente. Molto, molto divertente. Molto, molto divertente. Qualcosa di più? E abbiamo anche imparato altre nuove cose, cose che prima non sapevamo, giustamente. Certo, è l'occasione anche per imparare. Infatti questo sistema si usa anche nelle scuole per insegnare e anche fare test. Ci vediamo alla fase provinciale o regionale che sia. Mi raccomando, vi vogliamo in forma. Grazie per essere stati con noi e ancora complimenti. Siamo sempre al Merloni Emiliani di Fabriano. Abbiamo invece qui i secondi classificati, la classe quarta meccanica. Quarta meccanica, chi sono i rappresentanti? Riccardo. Mirko. Come vi è sembrato questo High School Game? Cosa ne pensate? Che cosa vi è piaciuto di più? È una cosa interessante, è divertente, serve anche per fare gruppo all'interno della classe. Lo stesso che ha detto lui. Lo stesso, di poche parole. Va bene, siete pronti per la fase provinciale? Sì. Prontissimi. Prontissimi, lo staremo a vedere, vi aspettiamo. Intanto preparatevi, grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento. Istituto Merloni Emiliani di Fabriano con il professor Bregnocchi. Professor Bregnocchi, qual è la sua materia? La mia materia è la tecnologia dei processi di produzione cartai e laboratori tecnici. Sono due corsi per indirizzo cartai che sono stati promossi da alcuni anni dal Ministero della Pubblica Istruzione. Giusto, perché siamo a Fabriano ed è giusto che sia così. Come vi è sembrato questo High School Game? Cosa ne pensa? Cosa le piace di questo concorso? Ma guardi, io da quello che ho visto e ho potuto vedere è veramente una bella azione, una bella dimostrazione anche di cultura generale che secondo me promuove anche un po' i ragazzi da un punto di vista sia tecnico ma anche in generale un po' su tutte le problematiche. Quindi è una cosa molto molto intelligente e molto ben impostata. La ringrazio molto. Questo sistema viene utilizzato anche all'interno di classi per effettuare la valutazione, quindi sostituisce un po' la carta. Come la pensa questa cosa? Le sembra una cosa interessante? Ma sì, io credo di sì, perché giustamente tutte le specializzazioni che poi confluiscono nel mondo cartaio, oltre che quello informatico, no? Ma d'altronde la carta è sempre un mezzo di comunicazione insostituibile, per quanto ne vogliamo dire, però è sempre un mezzo che dovrà esistere sempre, me lo auguro poi tra l'altro. Ma certo, ce lo auguriamo soprattutto per Fabriano, questo ci mancherebbe altro. Io ringrazio molto per essere stato qui con noi, speriamo di vederci alla fase magari, non so, provinciale o regionale, e all'anno prossimo. Ben volentieri, grazie a voi dell'intervista e di nuovo auguri e complimenti per tutto. Grazie mille, buona giornata. Grazie.